Buongiorno, buongiornissimo, caffè? Sì, raga, direi che il caffè in questo momento è la scelta migliore. Vloghiamo? Siamo tornati con i viaggi con i Porca tuoia! Siamo tornati, motherfucker! Ma il caffè è surri? No, ho preso il tè, grazie. Vuoi delle piantine speciali che coltiva Tudor in cucina? Non vedo, ci vogliono almeno 3 mesi. La Tazzulelle Caffè, iniziamo meglio sto sabato. Sono le 10:22, tra circa un'ora abbiamo un treno per andare a Roma. Tudor in realtà non è compreso, e anche se Sì. Tudor in realtà mi ha fregato la felpa, perché questa è la mia felpa. Siamo stati invitati all'eSport Fest che ci sarà al Palazzo dei Congressi proprio quest'oggi a Roma. Ovviamente ci saranno tutti quanti i mates e tantissimi di voi. Adesso mi bevo questo caffè e probabilmente vado a farmi la barba, che così sembra che io abbia almeno 40 anni. Ieri sera siamo stati invitati dall'Inter allo stadio per vedere Inter-Roma e oggi ce ne andiamo a Roma. Comunque ci hanno fatto anche un regalino i ragazzi di Inter e ci hanno dato un golfino completamente internazionale. Oh, ma il mio caffè? Sto per spaccare una tazzina in faccia. Ma come scarica la videocamera? Già! Dimmi che ho le batterie che dobbiamo partire. Dovrebbero inventare delle mascherine che appoggi sulla faccia e ti fanno la barba istantaneamente. Questo è l'outfit di oggi, la camicia designata di Stepney e il pantalone di jeans. Adesso andremo ad indossarlo con la tecnica Stepney, che consiste in questo. Porca miseria, non lo voglio fare più, che male. Eccolo qua, guardate, chef in pigiama lo chiamavano. Una nuova serie, alle 11 del mattino, basta il tonno e basta la paura. Siamo in ritardo, probabilmente perderemo il treno, e vai. Leggo. Ciao, a domani. Ok, a domani. E in realtà torneremo stasera. Vedi stasera Alexa che fa un appuntamento romantico con Siri. Andiamo, Giuse, che l'eSport Fest ci aspetta. Tre quinti dei mates stanno andando in metro. Sasha ci sta aspettando già alla stazione. Probabilmente verrà solo Sasha, perché Giuse è in ritardo di un quarto d'ora. Gnugnu è vero. Contactless che salva la vita in questione di tempo. Via. Obiettivo centrale. Tra 8 minuti parte il treno. Non abbiamo tempo neanche per prendere il mangiare takeaway. Probabilmente mangeremo qualcosa in viaggio. Via, 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 via. Sono le 11:13 e il treno alle 11:20. Va come le belle a Milano Centrale, eh? Sì. I mates! Però no, la felpa di mates oggi. Basta, ciao. Lui ce l'ha. Io ce l'ho. Sotto tacchi. Sei stato fortunato, era dai. Cipolla. Allora ci vediamo la prossima volta. Ciao Sasha. La copertina del video? Chi è quello? È Luca. Raga, facciamo un Q&A. Poi facciamo una story su Instagram e rispondiamo alle domande. Il fatto che domande ti potranno fare. Domande importanti. Ho fame, portate in carrozza cibo. Siamo in viaggio per venire a Roma, all'eSport Fest. Fateci delle domande per rispondere al Q&A che sto facendo nel vlog. Si mangia qualcosa in viaggio, visto che ci servono energie per la lunga giornata. Tramezzino o insalata? 6 ore di treno sono dure, Tutto è pronto per il pranzo? Sì! Imbocchiamo tutti i panni. Tramezzino vegano, passa la paura. Qua c'è il tonno. Vegetariano. 30.000 mi piace e Stefano si compra un treppiede. C'è uno nello zaino. No, Perché perché non eravamo di fretta. Abbiamo le prime domande del Q&A. Una è per Giuseppe. Quando uscirà la prossima canzone di Jaden? Non si può dire. Non gli può dire. Q&A è se non risponde. Il 14 gennaio vi diremo alcune cose. E l'altra è per Surri. Ti chiedono se per Alza la caso tu voce. sei omosessuale. Cosa urli? Perché tutti mi chiedono sta roba? Ma non succede niente. Sì, Sì, l'ha dillo, ha detto. fatto outing. Minchia, Outing. c'hai il video. Mi rendo conto che sembra un botto gay, però ci sta. Cioè, bravo Surri. L'hai fatto, l'hai dichiarato, sono contento per te. C'è una nuova domanda per noi. Avete già fatto l'albero? Faccio l'albero di Natale da 7 anni. Io quest'anno lo voglio affittare. Questo è Ale. in 5 Natali, 2 li passerò a far traslochi. Io ce l'ho la chicca. Ho una palla di Natale della Coca-Cola che mi era uscita 6 anni fa da non so quale regalo. Sta sulla porta della maniglia tutto l'anno. Sta Quindi sulla quando è porta della Natale, maniglia. sta Che sulla maniglia significa? della porta di casa.
E quindi ogni Natale quella è l'unica decorazione. Il problema è che sta Ma che schifo, raga. Ora compriamo 4 metri di albero di Natale, li piazziamo in diagonale in camera e lo dobbiamo tutto. Davide, cosa facciamo a Capodanno? Ne stiamo parlando esattamente in questo momento. Non sappiamo, vogliamo prendere una villa gigante con idromassaggio, ma troppo tardi, ci siamo mossi troppo tardi. Una domanda solo per te. Ok, palle, sono tutte per te. Chiedono quanto prendi di pensione. Purtroppo poco. La minima, 700 euro. Con tutto l'IMSS che paghiamo, la minima pensione è 600 euro al mese. Elisa ci chiede se usciranno nuove felpe. Intanto ciao Elisa, ti salutiamo. 14 gennaio. 14 gennaio avrete la risposta a tutto. Sono il 14 gennaio. Vabbè. Alessia ci chiede se siamo tutti vergini. Surri è vergine. Io sono gemelli come Giuseppe. Sasha è sagittario. Quindi abbiamo una vergine in squadra, due gemellini. Gang. Twins, Dark Polo Mates. È un sagittario che serve per colpire il cuore. Per questa domanda prendiamo in considerazione principalmente Giuse, però poi la rigiriamo anche a tutti gli altri. Che pizza preferite? Ah, io bianca con crudo. Non l'ho ancora provata, però ho visto ieri un meme di una pizza in Slovenia. Banana e tonno, ok, lui lo eliminiamo dai mates. Poi? Diavola o tonno e cipolla? Tonno e cipolla. Una bella capricciosa, una maialona, salsiccia e funghi, diavola con i funghi e il cotto. Siamo quasi arrivati, ragazzi, è un lungo viaggio interiore, i mails ce l'hanno fatta. Welcome Rome, baby! Il comitato d'accoglienza! Eccolo qui! Non sarò Gaia Fusco, ma ti ho portato i panzi! Pure le patatine! Queste finanzieranno una futura piscina tra 5-6 anni. Ma cos'è? Ma quando l'hai comprato? Prima? Secondo me ha variato. Dai, senti che puzza di Tevere, vai! L'hai pescato stamattina. Eccolo. No, però. In realtà è un magnum, esplode tutto. Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Sasha! Tanti auguri a te! No, sei un vecchio, fai schifo, sei solo geloso. Siamo sulla mates machine. Namo Beppe, siamo arrivati. C'è il grande Antonio che ci aspetta per darci l'accoglienza. Siamo dentro, raga, al palazzo dei congressi qui a Roma. Non sono riuscito a farvi la clip della parte davanti del palazzo perché è incredibile. Come nerdano tutti quanti, va? Come, scusa? Non credo di aver capito, quanto è grande sto bus. Piccolo pit stop e poi si vola sul palco. Vogliamo fare un unboxing di un vassoio Royal? Vai, non hai fame? Non ci credo. È sempre un disastro far uscire la roba da queste bustine. Com'è possibile? Sono spaccate così. Prendi l'altro. Eccolo qua. Come si fa? Non si fa cin cin? Ucci nella salsa. Uccin. Uccin. Uccia. Ok. Lo sbatti. Olè. Così. E butti giù. Il salmone è più buono di quanto pensassi. Avocado. Non so. Carota. Si inventa un banconote. È l'ultimo però, eh. Poi dobbiamo andare sul Ma come l'ultimo? Ma come l'ultimo? Molto buono. Il corpo dell'oceano. C'è rimasto un po' male. Siamo pronti a salire sul palco. Tocca a noi e dobbiamo giocare a Fortnite. Senza il mio mouse, raga, sono più scarso del solito. Un bel applauso forte per il vlog di Stefano, signori. Okay. Siamo di ritorno, questa giornata dell'eSport Fest è terminata, è stata molto divertente, abbiamo parlato con voi, avete fatto una marea di domande interessanti e adesso si torna a Milano. Il treno parte alle 7 in punto, è iniziata la corsa contro il tempo, però non abbiamo intenzione di cenare sul treno, quindi speriamo di arrivare leggermente prima alla stazione e di andare a comprare qualcosa da mangiare. Ancora una volta abbiamo infranto le barriere dello spazio e del tempo e siamo arrivati in orario. Insalata al Mac, dai, non è male. Mac Donna! E il cibo l'abbiamo recuperato. Il treno è in ritardo, ma sti cavoli. Oh, maronna mia, sì.
E anche le nuggets ce l'abbiamo. Viaggio di ritorno leggero, direttamente dall'America. È incredibile. Non importa in che parte dell'universo tu guarda sia, ma loro due compariranno sempre e comunque, in ogni situazione, in qualsiasi clima. Loro non li ferma nessuno. Adesso vado a casa e chiudo questo video. Giuse, c'è una nuova domanda. Avete mai pensato di girare un porno? Surri, ma c'avevo contatti con Rocco, sbaglio? Rocco, se ci guardi, chiamaci. Casa, dolce casa. Io ragazzi vi saluto, spero che questo video vlog vi sia piaciuto. Una giornata con i mates, da Milano a Roma, da Roma a Milano. Se questo è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Questo è per tutto. Sì, tranquilli, arriverà anche il video dove vi faccio vedere la postazione 2.0, ma non è ancora finito, ci sono un po' di cose che devono ancora trovare la loro sistemazione. Date tempo al tempo. In realtà non ti lanci sui vestiti e si attaccano addosso, capito? Cioè, una cosa di montaggio, vabbè. Hmm.